Chaseau. Padre Silvio, di ritorno da questi 4 giorni a Malta, le prime impressioni? Certamente la gioia di vedere una cultura diversa, proprio diversa nei termini della religiosità popolare. E nel dire questo non giudico assolutamente la differenza. È stato per me un viaggio di carattere culturale, antropologico, serio, perché capivo la motivazione per cui tutto questo avveniva e la differenza tra le nostre modalità di esprimere la religiosità popolare. La gioiosità e l'accoglienza di questo popolo, che è stato un bene prezioso per tutti noi, la consapevolezza che l'affetto e la devozione nei confronti di San Filippo, ecco, tende unita a una città. E questa è una cosa molto bella che ci sarebbe da riportare anche in mezzo a noi, perché il patrono dovrebbe tendere a svolgere questa funzione, ecco, a vedere i zebugini tutti attorno al santo, e il legame grande e vero per esprimere la propria identità. Ringrazio tutti gli abitanti di Zebuj, il sindaco, l'arciprete, le persone che ci hanno accolto bene nelle loro case, nei loro kazim, e sottolineo
soprattutto per gli zebugesi, che San Filippo è per tutti, rossi, verdi e azzurri di San Giuseppe. Auguri a tutti. Filip, di ritorno adesso si riparte verso Malta. Soddisfatto? Sei ancora vicino all'urna che hai custodito per questi 4 giorni, mi pare che sia stato tu il responsabile. Esattamente, c'ero io, c'era Massimo e Lul. È una cosa sensazionale, qui vicino all'urna, che ho fatto 4 giorni girare con lei, non ho dormito quasi niente, è una soddisfazione pure per quelli che vivono a Zebuci. È stata una grande cosa, una grande festa, e da tanto che aspettiamo questa cosa, l'urna che viene là a Zebuci. Siamo soddisfatti, tutte le società di Zebuci, come quello del 12 May Band Club, il Gazin San Filip, San Giuseppe, hanno tutti partecipato, la Chiesa, il Comune ha fatto una cosa grandissima per il Zebuci. È stata una vera buona iniziativa per il sindaco Alfred Gristi, è stata una scelta unanime del Consiglio, che è una cosa bella, non c'è colore, non c'è partito, è tutta una cosa per San Filippo, per la festa San Filippo. Abbiamo visto tutta la popolazione, tutta coinvolta, dai più piccolini, i bambini delle scuole, fino ai più anziani, e mi dicevano che preparate tutto completamente gratuitamente, tutto volontariato. E come fate a coinvolgere tutta la popolazione? È solo una questione di passione, di fede verso il santo? La passione viene prima di tutto. Pure i fuochi d'artificio, noi facciamo tutto noi, tutti quelli di Zebuci lavorano per la festa. Mi dicevano qualcuno che già da domani iniziano a preparare fuochi per il prossimo anno, comunque iniziano a lavorare, a restaurare le statue, a preparare la festa del prossimo anno. Sì, tira tutto l'anno, quando finisci ti prepari per il prossimo anno. Se non fai così non viene un buon lavoro, allora dobbiamo sempre fare una festa migliore dell'altra.